Ragazze, ciao ragazzi, buongiorno, eccoci qui per fare un video su degli acquistini che ho fatto ieri. Allora, praticamente ho preso delle cose particolari, anche delle cose normalissime. E nulla, questo video non so quando lo potrò caricare. Perché purtroppo la rete di internet è scollegata, cioè praticamente mi dice che non c'è rete, quindi non posso ancora connettermi su YouTube. Comunque, in ogni caso, giro questo video e poi cerco di caricarvelo al più presto. Allora, ho comprato questi sandali, la marca è Sinobel e costavano 22 euro, il colore è silver, il numero è 39. Costavano 22, li ho pagati 14,90 e hanno questo tacco molto piccolo, vedete, fatto così, silver, e si allacciano così da dietro, si regolano e hanno questi Swarovski sopra. E sono anche intrecciati in modo particolare sul piede e sono veramente belli, sono anche comodi perché tra l'altro ieri li ho messi ai piedi e mi ci sono trovata bene, insomma, non mi hanno dato problemi. Altra cosa invece, ho comprato questa monetina, quella che vedete sotto, è praticamente una monetina cinese. Porta fortuna, penso sia una moneta cinese appunto di quelle antiche, disegnate con i simboli cinesi che si usano insomma come simbolo di prosperità, di salute, fortuna, eccetera, eccetera. E l'ho presa in un negozio qui da me ad Avellino e l'ho pagata soltanto 1 euro, soltanto che volevo farmi fare qualcosa, un bracciale, qualcosa che potessi indossare come portafortuna proprio. E quindi ho preso ho comprato un laccettino di una collana che costava 2 euro, ho tolto il ciondolo che era un sole e ho fatto infilare stesso al negozio questa monetina, semplicemente annodata con questa pallina sopra. E poi sempre volevo farmi una collana e dato che avevo preso 7 monete, appunto con una mi sono fatta il bracciale, con le altre 6 mi sono fatta questa collana qui, che è praticamente una collana regolabile ed è venuta veramente veramente bene. Adesso ve la mostro. Vedete? Ha tutte le monetine cinesi e ha questo simbolo che non c'entra niente, era della collana e mi dispiaceva toglierlo. Comunque il cerchio in genere significa perfezione, i fiori poi sono il simbolo comunque di rinascita e mi sembrava un azzeccamento, cioè un qualcosa che c'entrasse comunque con la fortuna, la prosperità. E quindi sì, sono bellissime con queste palline, poi è venuta molto molto arricchita, insomma, la collana. E quindi è molto particolare, sicuramente qualcosa di insolito. E quindi avendo pagato 1 euro l'uno le monetine, ho speso intorno ai 6, 7, 8 8,50 euro, sì, per farmi la collana. E è una 3 euro per il bracciale. E poi niente, ho preso questo qui, che è praticamente una specie di mini pochettina, oppure si può utilizzare per i soldi, o per le carte di credito, o per dei fogliettini, insomma, qualcosa da metterci dentro. Ed è molto particolare come cosa perché ha questi elefantini, vedete, dorati ricamati sopra. Poi ha questi specie di vellutino, vedete, così molto particolare con dei glitter.
Ed è viola, c'era anche in altri colori, io l'ho preso viola, dentro è semplicemente nero e mi piaceva e insomma l'ho preso per 3 euro. Nulla, poi ho preso questo qui che è fantastico, cioè veramente stupendo, vedete? È un bracciale che si compone di questa pietra che non mi ricordo il nome. Pietre di fiume che sarebbero quelle bianche e conchiglia rosa. E poi questi qui per separare le pietrine e si vede proprio che è stupendo, l'ho pagato 9,90 euro. Veramente bello. Tra l'altro si abbina con il fucsia, è molto carino, delicato ed è anche intrecciato in modo particolare con le pietre. E nulla, poi altra cosa, siccome io ho una collana della stessa pietra, ovvero pietra di sole, ho deciso di prendere questo anellino che è tutto sbrilluccicoso, vedete? Ed è la pietra di sole, l'ho pagato 5 euro. E nulla, insomma, mi piacevano queste cosine, sapete che io ne vado matta e le ho prese. Baci, ciao!